Buongiorno Eleonora, come va? No, qua siamo al bar. Al bar Francesco, mozzarella e babà, ecco il simbolo, Giorgia. Eccolo qua. Mozzarella Giorgia. E babà. Lei, solo lei sa come, qual è il trucco adesso? Per la curiosità di tutti i nostri spettatori, qual è il trucco per fare un cappuccino con la schiuma lucida, veramente bella, che tutti noi sogniamo alla mattina? Qual è il trucco? Allora, innanzitutto avere il brick bello freddo e il latte bello freddo dentro al brick. Perché? Perché deve essere freddo? È perché la montatura del latte viene meglio con il latte freddo. Il latte caldo no. Iniziamo latte a non riscaldare il latte tiepido e il latte caldo, come fate sempre. Fare attenzione a non far entrare l'aria quando si monta il latte, latte e tenere il brick bello fermo. Fermo. Perché bisogna tenerlo bello fermo? Proprio per la questione dell'aria. Perché di non, non deve entrare l'aria nel latte. Esatto. Altre istruzioni? Altre istruzioni no. Sono queste. Cioè, in fondo è semplice, ma non tutti lo fanno. E Eleonora lo fa sempre, quindi venite qua Francesco. A Mozzarella e Babà, l'unico bar serio che c'è in 500 metri da qui. Esatto. Ecco qua. Perché non vorrei offendere la sua aiutante. Ecco, Giorgia, vuoi dire qualcosa? Qualche vai, altro Giorgia, tuo trucco di barista? Ti aspettiamo con un abbraccio. Vabbè, questa è pubblicità. No, devi dire un trucco del mestiere. No, trucco da banchista, Giorgia. Qual è il trucco? Quando arrivano 100 persone insieme, tu come te regoli? Sorridi e basta. Sorridi e basta. Di un trucco vero. Un trucco vero. Una cosa che hai imparato lavorando qua, dai. Tenere tutto sotto controllo, diciamo. Anche quando sembra sangue freddo, sangue freddo, stai calmo, ecco. Soprattutto la mattina quando ci stanno 40 operai. Esatto, tutti insieme. Intanto tutti dormono, gli dai il caffè per svegliarsi. Poi il caffè col bicchiere d'acqua. Va bene. Adesso fate un saluto, mandate il bacetto. Ciao a tutti. Ciao, ecco qua.